approvata la manovra finanziaria 2014. Corecom, un anno di attività. 7 giorni in consiglio. In settimana si svolgono riunioni della prima commissione per l'esame del disegno di legge sulla montagna e la discussione del documento strategico unitario per i fondi europei. In primo piano. Nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio, alla scadenza dell'esercizio provvisorio, con 25 voti favorevoli e 2 non votanti, l'opposizione non ha partecipato al voto, il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2014 e il pluriennale 2014-2016. Un testo basato su disposizioni indifferibili e urgenti dopo l'approvazione, poche ore prima, della legge finanziaria. Il bilancio pareggia a 15,2 miliardi di euro in termini di competenza e 18,2 in termini di cassa. Il Consiglio regionale ha approvato entro il termine di legge il bilancio e la legge finanziaria. Credo che sia un atto importante di responsabilità dell'intero Consiglio, quindi ovviamente sono grato alla Giunta, ma anche alla maggioranza e alle opposizioni che hanno saputo trovare una mediazione e un punto di equilibrio per poter garantire lo strumento finanziario per l'attuazione del programma, ma soprattutto l'azione di governo della Giunta e dare quindi le risposte sia ai cittadini che alle imprese in un momento difficile.